rievocazione storica che racconta la storia dei pescatori, quelli di tanto tempo fa, forse dimenticati, forse sconosciuti. Si tratta della pesca con la sciabica, un'antica tecnica a strascico ormai bandita dalle attuali leggi. Il comune di Roseto propone per il terzo anno questo affascinante salto nel passato per ricordare le tradizioni di una città che nasce sul mare e che dal mare ha sempre tratto il suo nutrimento. Questa antica tradizione marinaresca qui è tanto legata a questa città che è nata nel mare con pescatori all'inizio degli anni, alla fine del 1800. Questa è la terza edizione che stiamo organizzando, abbiamo ottenuto l'autorizzazione dal Ministero delle Politiche Agricole che ha autorizzato la manifestazione e quindi quest'anno siamo più tranquilli sotto questo punto di vista, l'anno scorso abbiamo avuto una serie di ostacoli. Una vera festa dedicata ai cittadini per riunirsi una sera e condividere l'emozione e le atmosfere che rendevano caratteristiche le città di mare, quando i pescatori, di rientro dal mare, imbandivano lunghe tavolate e insieme consumavano il frutto del proprio lavoro. Una rievocazione di un tipo di pesca, diciamo a partecipazione del paese, della città, partecipavano anche donne e bambini, era una festa, come per la Trebbiatura anche nelle zone di mare si facevano queste cose. Il senso di fare una cena gratuita a tutti, perché è una festa della città, cioè improntare come si faceva una volta, si lavorava, si trebbiava, si pescava e poi tutti insieme si mangiava e si ballava. Diciamo, speriamo di dare una serata diversa alla nostra città, al nostro paese, alla nostra gente. L'appuntamento è fissato per sabato 12 luglio, quando, a partire dalle 17, il pontile di Roseto degli Abruzzi diventerà lo scenario della terza pesca con la sciabica. Riteniamo che sia così, ci identifichi un po', no? Come città marinara, e quindi il turista che viene ha modo di entrare in maniera viva proprio con la realtà locale. Avremo prima la rievocazione alle 17 nei pressi del pontile, e a seguire, dopo la rievocazione, ci sarà una messa celebrata sul pontile. E poi a seguire ci sarà la cena, perché i marinai, la marineria locale organizzerà una cena per tutti gratuitamente. Il menù dovrebbe comprendere mezze maniche ai granchi, le vongole e poi le alici fritte, quindi sarà una serata così allietata anche dalla musica, anche da balli popolari e un po' di folk.